Ho fatto la mia promessa di guida il 25 luglio del 1944. Dunque, quando ho cominciato, per me è stato nell'Aggi veramente una scoperta del mondo, perché come potete, insomma, come tutti sanno, uscivamo da un momento di chiusura assoluta, insomma, chiusura non solo tecnica, ma materiale, ma anche mentale, insomma, il mondo era chiuso. E per me lo scautismo è stato veramente l'apertura sul mondo, il guidismo, nel senso, l'apertura sul mondo, ed è stato acquistare un senso di libertà, devo dire anche nei riguardi della scoperta di Dio. Eravamo un'associazione femminile perché in quel momento non esisteva altro, quindi la dimensione internazionale è entrata subito nell'Aggi. In pratica noi non avevamo nessun contatto con gli scout, con l'Asci, non avevamo nessun niente, eravamo due cose completamente separate. Noi abbiamo appreso dalle associazioni, in particolare della Francia e del Belgio, quello che era l'attività scout, insomma. La fede che abbiamo trovato noi nell'Aggi, che l'Aggi ci ha regalato e ha saputo formare, è stata una fede profetica. E è quello che mi sembra manchi un pochino oggi, questa libertà totale, questa autonomia, questo inventare delle liturgie molto prima di quello che poi il Concilio Vaticano ha saputo fare. Con tutto il rispetto, ecco, queste sono state delle cose che noi abbiamo fatto e vissuto nei campi con le nostre guide, ci sentivamo delle pioniere e delle creative. Forse pensava di aver trovato nell'Aggi un'associazione cattolica e Padre Ruggi con insistenza e noi con lui, no, è un'associazione di cattolici, non un'associazione cattolica. Molte delle persone della prima epoca delle guide facevano più parte di persone che non morivano di fame, certamente. L'Aggi, ma lo scautismo in generale, anche l'Aggi, anche i maschi, sì, tutti, lo scautismo in generale proprio, ha in sé come valore costituzionale proprio il fatto di non sprecare, di guardare all'essenziale. Cambiare il mondo, tutti i giovani hanno voglia di farlo. Chi a 18 anni non ha voluto cambiare il mondo? Voglio fare questo da grande perché così cambierò il mondo. Io ce l'avevo, queste illusioni e queste speranze. E spero che tutti i giovani ce l'abbiano ancora. Ma un rabbino mi ha insegnato, un antichissimo rabbino, attraverso i suoi scritti, attraverso la tradizione, mi ha insegnato una cosa bellissima che vorrei trasmettervi. Allora dice così, Rav Tarfon: non sta a te compiere l'opera, ma non hai il diritto di sottrartene. Si chiama mondo, ci cammino, lo respiro, la mia vita è sempre intorno, più la guardo, più la canto, più la incontro, più lei mi spinge a camminare come
questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Uomini persi per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono che il tarlo della vita è il nostro orgoglio. Ma questo è il posto che mi piace, si chiama mondo. Sì, questo è il posto che mi piace. Credo che come forza dell'AGI c'era questa spezzare le barriere, essere di frontiera, perché rendetevi conto che negli anni 40-50 le ragazze anche al nord uscire da sole senza, con capo giovani, senza avere la protezione del, al massimo c'era l'assistente che però non era sempre presente, poi e però diciamo che man mano ci avvicinavamo, i primi passi fatti insieme sono stati di scambio di pubblicazione di articoli sulle, uguali sulle due riviste dei capi, osservazione, cioè presenza come osservatori ai diversi, ai consigli generali, qualcuno dell'AGI, quello dell'ASCI eccetera, dei campi di lavoro fatti insieme. Direi che tra l'altro il primo grosso evento di collaborazione al di fuori dell'associazione è stata l'alluvione di Firenze nel 1966. Nell'assemblea del 71 c'è stata appunto questa discussione sulla ipotesi di coeducazione attraverso appunto una fusione. Diciamo che invece quello che secondo me è stato un apporto significativo è stato appunto intanto una secondo me una più forte importanza del simbolismo in AGI, del valore dei simboli in AGI che non in ASCI, una più marcata volontà di essere presenti anche nel campo internazionale. Valutavamo in quel momento la parte maschile della GESCI un pochino più provinciale rispetto alla parte dell'AGI, una maturità nella valutazione del nostro servizio all'esterno. Una delle cose che forse oggi in AGESCI andrebbe riscoperto anche una certa, come dire, maggior flessibilità nello spingere ragazzi e ragazze in imprese che siano eccessivamente mascoline, eccessivamente macho, che ci sia una maggior possibilità di avere dei tempi di riflessione separata per genere e non soltanto tutti insieme. Rivedere anche un attimo la nostra visione sulla diarchia e su l'antropologia scout per quanto riguarda uomini e donne. Il peso che ancora grava di più sulla parte femminile dell'associazione per quanto riguarda la fatica di affermarsi sul lavoro, per quanto riguarda la giustizia nei suoi confronti, per quanto riguarda, per modo di dire, la parità di stipendio, piuttosto che la difficoltà di accedere a posti di responsabilità sia nell'amministrazione che nella politica, che nei posti di comando dell'industria, eccetera, eccetera, per quanto riguarda la famiglia e gli anziani, che sono una delle realtà, delle povertà nuove, perché... La politica ci sono arrivata assolutamente per caso, come spesso accade nelle cose. Ci sono arrivata probabilmente perché poi le strade ti portano in quella direzione. Però io ho due ricordi nettissimi. Il primo
che quando io ho giurato sulla Costituzione, il giorno che sono diventata sottosegretario, perché si giura sulla Costituzione italiana, mi sembrava di ripetere la promessa scout, cioè mi sembrava che ci fosse una continuità tra quello che io avevo detto nel momento che avevo fatto la promessa scout, con l'aiuto di Dio prometto sul mio onore, e di essere di in qualche modo portare a compimento un ciclo che in quel momento mi portava a servire in un'altra maniera, in un'altra dimensione, a servire comunque delle altre persone, a servire il paese. E l'altra cosa che credo che sia stata, moltissime persone mi hanno detto quando io ero in questo impegno politico, così come lo continuano a dire adesso nell'impegno che ho ancora adesso politica, si vede che c'è una differenza tra quelli che hanno una esperienza come quella della Gesci e le altre persone, perché c'è un tratto caratteristico, più di una persona me l'ha detto, che è il tratto forse di un modo di relazionarsi rispetto agli altri, ma che anche il modo di relativizzare. La politica è una brutta bestia certe volte, perché la politica ha delle regole molto precise e qualche volta anche molto complicate, e che ti può portare a essere alle stelle in un certo momento e poi di due minuti dopo essere di nuovo nessuno, no? Tu rimane la cosa agli altri e rimane a te la capacità di rimetterti in gioco, di ricominciare. E questa capacità di mettersi in gioco e di ricominciare, che per me è avvenuta più volte nella mia vita, credo che mi sia venuta proprio dall'educazione che ho avuto a Melati. Quindi tutta la mia esperienza di capo, di discussione, di questo momento di fusione, l'ho vissuta in maniera così forte perché mi sono resa conto che il bagaglio dell'AGI era importante. Era importante perché era parte di una riflessione al femminile, non solo al femminile, ma in una riflessione in un momento storico particolare, in cui le donne, come dicevano le grandi capo prima, fine della Seconda Guerra Mondiale, avevano cominciato veramente a guardarsi e a prendersi come donne, come persone. Sicuramente ho avuto la sensazione che tutto il bagaglio dell'AGI riportato nell'ASCI abbia fatto riflettere molto l'ASCI in ambito educativo. Certo, ha dovuto probabilmente rinunciare a quella parte di ricerca interiore che era stata tipica dell'AGI, e forse questo vale la pena, dicevano qua delle ragazze, adesso vale la pena delle donne, riaprire questo capitolo. Quando sono diventata capo della Gesci, ho cercato con una grossa difficoltà a volte di mantenere o di scoprire e di portare avanti il mio essere donna in un ambiente che nei primi anni era molto in ricerca e molto in osservazione. Andando avanti, l'ambiente si è, secondo me, appiattito più sulla dinamica della parte maschile che non su quella femminile. Importantissimo nella Gesci la diarchia, cioè credo che pochissime associazioni, di questo ringrazio la mia esperienza ma anche l'associazione, ci siano la tendenza ad avere capi maschi e femmine. Poi come riportare alla propria proprio vissuto, il proprio cammino nell'esperienza quotidiana. E abbiamo avuto molti figli, abbiamo avuto 5, e questi 5 figli che adesso sono tutti dai 23 anni agli 11, sono quindi in una fascia adolescenziale che ti richiede di capire se nello zaino che ti sei creato prima cosa c'è dentro. Per questo l'associazione è stata per me uno zaino importantissimo. Mi sono anche resa conto che con i figli a un certo punto è giusto anche staccare, lasciare che siano loro a fare la loro strada, che siamo state abituate sin da subito, da sempre, sia a livello, diciamo, di fede e in associazione al servizio. A volte questo servizio a noi viene richiesto in maniera molto forte e molto pesante. Allora mi sto chiedendo quanto educare anche le prossime donne, diciamo, e quanto questo servizio a cui noi siamo state educate debba essere un po' sciolto
e anche compartecipato. Forse su questo la riflessione deve essere ancora iniziata.